Ed eccoci tornati nuovamente in diretta su RDA Radio 1, circuito Spreaker Podcast Player in diretta, ma chiaramente anche attraverso gli altri canali alternativi. Ci seguite in streaming sulle consociate dello Spreaker Podcast Player quali RSE, Regno dei Borboni 7, ma ancora su onlineradiobox.com attraverso Antenna Romana 1 e sul circuito WRA, acronimo inglese di Web Radio Associate, che comprende Spotify, Free, iHeart Radio, Google Podcast, Podcast Addict, Deezer e Josavn, sul circuito radiovacanze.com attraverso la redazione giornalistica e sportiva. Dalla sede di Napoli, cui vanno i nostri saluti, e poi chiaramente anche sulle altre fonti di canali alternativi, quali la pagina Facebook di Fracalcio Realtà de Original, il gruppo adesso collegato Amici cui piace Fracalcio Realtà de Original, ancora Twitter, i due canali YouTube di RDA Radio 1, il canale Spreaker e lo storico bis Riccardino 23. Vi ricordo inoltre per quanto concerne gli appuntamenti con il turno che si andrà a chiudere lunedì, praticamente l'appuntamento di M91 Serie C con Antonio Milano, pianeta serie C, il taccuino della non pianeta serie C, il taccuino della serie C, girone C, chiaramente si completerà con l'appuntamento di martedì intorno alle 19:30. Per quanto concerne, noi torneremo a parlarvi quelle che sono praticamente le fasi più salienti di questo match che lascia l'amaro in bocca. Dettagliato, che ha visto sicuramente un buon Crotone nel primo tempo, un Crotone che ha controllato la partita e ha mantenuto il Giuliano nella propria metà campo con pochissime occasioni da parte degli avversari, e riesce ad andare chiaramente in vantaggio al 29esimo con Sonny D'Angelo e a raddoppiare al 42esimo con Lucas Felipe. Un primo tiro della gara è di marca rossoblu al terzo minuto con il destro di Alessio Tribuzzi, bloccato a terra dal portiere russo. Poi è Guido Gomez che mette al centro una palla da posizione defilata all'interno dell'area di rigore, ma nessun compagno riesce ad arrivare sulla sfera un minuto subito dopo. All'ottavo minuto il sinistro dalla distanza dell'ex di turno Lucas Felipe, ma viene controllato facilmente dal portiere russo. La prima palla pericolosa degli avversari ospiti arriva al nono minuto con il sinistro di Ciuferri che si perde al lato. Poi è Alessio Tribuzzi che fa partire dalla destra un servizio per Sonny D'Angelo che colpisce di testa, ma la palla termina di poco fuori. Ancora sei minuti più tardi, un gran destro dalla distanza di Andrea Rispoli, la palla rotola fuori. Poi ancora è Guido Gomez che colpisce di testa ma non riesce ad indirizzare verso la posta, verso la porta con il corner praticamente battuto.
a favore del Crotone, il destro dalla lunga distanza di De Rosa, praticamente arriva un'altra palla pericolosa per la squadra ospite, ma solamente al 28esimo dopo il primo tiro di rilievo che abbiamo detto si è realizzato al nono minuto. Un minuto più tardi arriva il vantaggio degli squali con Sonny D'Angelo. Eugenio D'Ursi inventa dalla sinistra per proprio Sonny D'Angelo, che di testa mette alla destra di Russo, firma il suo primo gol in maglia rossoblu. Festeggiamenti chiaramente sulla posizione della tribuna, andando a salutare i propri genitori. Il primo ammonito della partita è Maselli al 31esimo, ci prova col destro ma Andrea Dini si distende e respinge, siamo al 35esimo. Poi al 40esimo è un bolide di Eugenio D'Ursi dalla distanza con la palla che sorvola la traversa. Al 42esimo gli squali raddoppiano con Lucas Felipe, Guido Gomez innesca sulla destra Alessio Tribuzzi che arriva sul fondo, serve al centro per l'inserimento proprio di Lucas Felipe che supera in uscita il portiere Russo. Vengono concessi 2 minuti di recupero e si va a riposo con gli squali che conducono per 2-0. Uno sguardo chiaramente alle formazioni con Andrea Dini tra i pali, poi Andrea Rispoli, Matteo Battistini, Giuseppe Loiacono, Maxime Giron, Nicolo Zanellato, Lucas Felipe, Alessio Tribuzzi, Sonny D'Angelo, Eugenio D'Ursi e Guido Gomez per il Crotone. Con a disposizione Francesco D'Alterio tra i portieri, poi Guillaume Gigliotti, Gianmario Comi, Dimitar Kostadinov, Carlo Crialese, Giovanni Bruzzaniti, Daniel Leo, Andrea Derrico che rientra dopo la sua lunga degenza, Mattia Vitale, Raffaele Cantisani, l'allenatore Silvio Baldini. Il Giuliano risponde con il portiere Russo tra i pali, poi Iabre, Menna, De Rosa, Salvemini, Gladestoni, Valdesi, Carnielutti, Ciuferri, Maselli e Ovizak, giocatore acquistato dal Crotone con la finestra di mercato del mese di gennaio, ma lasciato fino a fine stagione alla squadra del Giuliano. A disposizione Baldi, poi Jonut, Scognamiglio che è una vecchia conoscenza del Crotone, Oiewale, Berardocco, Boccia, Giorgione, De Sena, Baldè, Barba e Di Dio, l'allenatore Bertotto. E torniamo a parlarvi delle fasi più salienti con il rientro in campo, praticamente la sostituzione di Sonny D'Angelo che probabilmente ha accusato un problema fisico e al suo posto viene mandato in campo Mattia Vitale, mentre Baldè va a sostituire Ovizak. Il sinistro di Vitale al 50esimo ha una sua conclusione molto alta, poi al 53esimo gli ospiti vanno a dimezzare praticamente lo svantaggio con Salvemini. Al 56esimo viene ammonito Baldè per una simulazione in area di rigore.
e al 58esimo, 5 minuti più tardi dalla rete con cui gli ospiti dimezzano lo svantaggio, arriva anche il pareggio con De Rosa che pesca Jolly da fuori. Accusa anche problemi Lucas Felipe al 61esimo, tanto è vero che Silvio Baldini corre ai ripari con l'inserimento di Dimitar Kostadinov. Mentre risponde la squadra ospite con la sostituzione di Ojewale che subentra a Iabre. Al 67esimo è Andrea Dini che salva il risultato su una battuta di Salvemini, mentre Giron, Maxime Giron, nei pressi della linea salva sul sinistro di Baldè al 68esimo. Entrano Carlo Crialese ed Andrea De Rico per Maxime Giron ed Eugenio Dursi. Al 77esimo viene ammonito Mattia Vitale che non era diffidato. Gli ospiti al 78esimo vanno in vantaggio. 20 minuti dopo la rete del pareggio con De Rosa sugli sviluppi di un corner dalla sinistra. Al 79esimo entra Guillaume Gigliotti a sostituire Giuseppe Loiacono. Poi De Siena, Scognamiglio e Giorgione, per quanto riguarda la squadra ospite, vanno a sostituire Maselli, Menna e Salvemini all'86esimo. Guillaume Gigliotti viene ammonito per proteste all'86esimo. E vengono concessi 5 minuti di recupero. Siamo al 90esimo, al primo minuto dei 5 di recupero. Guillaume Gigliotti di testa sul corner dalla sinistra manda alto sulla traversa. Ammonito anche Carnielutti al secondo minuto, ma il risultato fino alla fine non cambia e questa sconfitta pesa notevolmente sul futuro del campionato, nella speranza che nel prossimo turno contro il Messina ci siano solo ed esclusivamente i 3 punti ad opera del Crotone. Serve uno scossone per questa squadra che sembra addormentarsi dopo anziché andare a consolidare il risultato dopo aver raggiunto un doppio vantaggio. È quello che era successo a Foggia praticamente. Anziché approfittare e segnare la seconda rete ed addormentare il Foggia, praticamente la squadra domenica e lunedì scorso ha fatto sì che il Foggia la recuperasse e la ribaltasse dopo un primo tempo degno di nota. Io mi scuso per quanto concerne il mancato svolgimento della trasmissione durante il corso della settimana per motivi di corsi e di conseguenza la partita contro il Foggia, l'analisi e i commenti sono saltati, così come è saltato praticamente l'appuntamento con i risultati della Serie C. Recupereremo adesso con l'appuntamento di M91 Serie C in Now il taccuino della Serie C con Antonio Milano Lega Pro Girone C 2023-24. L'appuntamento è quindi rinviato a martedì sera e vi ricordo praticamente che abbiamo a disposizione solamente i minuti per
ricordarvi il calendario del prossimo turno, il trentesimo praticamente, che vedrà il seguente svolgimento: Monopoli Brindisi mercoledì 6 marzo alle 18:30 insieme ad Avellino Catania, CR Messina Crotone. E poi Foggia Picerno alle 20:45 il posticipo di Giuliano Turris e Taranto Virtus Francavilla. Mentre giovedì 7 marzo alle 18:30 si giocheranno Latina Juve Stabia e Monterosi Tuscia Sorrento, per poi concludere con il doppio appuntamento delle 20:45 con Casertana Audace Cerignola e Potenza Benevento. Mentre per quanto concerne il resto del calendario della 29esima giornata, domani alle 14 si giocherà Catania Monterosi Tuscia, alle 18:30 sarà la volta di Audace Cerignola Avellino, Picerno Monopoli e Turris Taranto. Si chiude lunedì sera alle 20:30 con il posticipo tra Juve Stabia e Casertana. Considerando le partite finora giocate, Brindisi 1 ACR Messina 3, Benevento 1 Foggia 0, Crotone 2 Giuliano 3 e Sorrento Potenza 1-1, la classifica vede sempre la Juve Stabia al comando in attesa del scontro diretto tra nel derby campano tra Juve Stabia e Casertana. Poi Benevento a quota 54, Picerno 50, Avellino e Taranto a quota 49, Casertana che deve giocare proprio contro la Juve Stabia domani lunedì sera a quota 47, Crotone 43, tallonato dal Giuliano che con la vittoria esterna proprio sul campo dell'Ezio Scida sale a quota 42 punti, Latina 41, Sorrento 40. ACR Messina con la vittoria contro il Brindisi sale a 39 punti, poi sono Audace Cerignola a quota 38, Potenza 36, Foggia 35, Catania 34, Turris 24 punti, Monopoli 24, Virtus Francavilla 23, Monterosi Tuscia 20 e Brindisi chiude a 17 punti. L'appuntamento dunque con M91 Crotone, l'appuntamento dei Taccuino viene rinviato a giovedì. Per l'appunto il Taccuino 1 e il Taccuino 2 di Antonio Milano per il post di ACR Messina Crotone, di conseguenza poi con venerdì sera abbiamo l'appuntamento del Taccuino della Serie C. È tutto per questa sera, buonanotte a tutti, buon proseguimento con i programmi di RDA Radio 1, diamo di nuovo la linea allo studio di Napoli, buonanotte a tutti da parte di Antonio Milano.